Principe alla Costituzione è il titolo dell'iniziativa che si terrà giovedì sera a Fano. Da chi ha organizzato questo incontro e con quale obiettivo? Viva la Costituzione è organizzata da Polo 9 insieme ad ANPI e nasce nell'ambito della manifestazione Primavera della Legalità edizione 2023. Una manifestazione che mette insieme intorno allo stesso tavolo tantissime organizzazioni del territorio e anche di fuori provincia per promuovere i temi legati alla legalità. Nell'ambito di questa iniziativa quindi nasce Viva la Costituzione in quello che è il 75esimo anniversario della sua nascita. È un'iniziativa che ha lo scopo di promuovere un momento di riflessione, di condivisione e di celebrazione di quello che è la radice del nostro vivere democratico e ne è anche il faro. La serata incomincia appunto alle ore 20 al Parco del Fagiano di Fienile di Fano. Ci sarà un piccolo buffet ad accogliere gli invitati, un buffet preparato dagli ospiti delle comunità terapeutiche della cooperativa Polo 9. Paolo, uno degli scopi della vostra associazione è anche quello di difendere i valori della Costituzione, ecco perché sono nati dei progetti con le scuole del territorio. Assolutamente sì, sono anni che noi partecipiamo così con il Polo 9 a questa iniziativa sulla legalità. La Costituzione trasuda di legalità, no? Tutti i suoi articoli sono legali e antifascisti soprattutto, per cui abbiamo voluto nel corso di questi ultimi anni entrare nelle scuole, grazie al protocollo che è stato firmato da ANPI Nazionale con il Ministero della Pubblica Istruzione e Università, per cui possiamo, accolti da docenti e direttori didattici disponibili, a parlare con i ragazzi di quelli che è la memoria soprattutto di chi ha combattuto e anche sacrificato la propria vita per liberarci dal nazifascismo. Dunque, giovedì sera, a partire dalle 21:15 circa, proietteremo circa 60 minuti di cortometraggi che sono stati realizzati tutti dalle scuole della nostra provincia. In questi cortometraggi vengono raccontati molto bene dai ragazzi, che sono stati i protagonisti di tutti i 60 minuti, sugli articoli fondanti della Costituzione. E per l'occasione ci sarà anche un magistrato. Esatto, ci sarà un magistrato che è la dottoressa Valeria Cigliola che prima della proiezione dei corti ci parlerà della genesi della nostra Costituzione repubblicana. L'ingresso sarà libero? L'ingresso sarà assolutamente libero e aspettiamo tutti perché il Parco del Fagiano anche quest'anno offrirà agli intervenuti un piccolo buffet prima di iniziare con le istituzioni e i loro saluti.